Buonasera dallo stadio della Vittoria di Tolentino, Coppa Italia di Eccellenza Marche, gara di andata dei quarti di finale. Sono di fronte il Tolentino e il Monturano, formazione del Tolentino che indossa una maglia nera con i pantaloncini cremisi, mentre il Monturano ha una maglia bianca e il pantaloncino blu. Poi perde il pallone la formazione del Monturano, c'è un passaggio verso Lovotti che non riesce a trovare la porta, è la prima ghiotta occasione del Tolentino che giunge all'ottavo minuto di gioco. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. C'è un intervento di testa e la traversa. Strano recupera il pallone, ma proprio in questo istante l'arbitro chiude. Il primo tempo che si conclude sullo 0-0 e a far ripartire il gioco questa volta è valido. Cambio gioco, Tortelli dall'altra parte d'azione, c'è Mariani che si è proiettato in avanti, il cross verso l'area, rigore verso Lovotti che tira al volo il gol di Lovotti al 16° minuto del secondo tempo. Lovotti porta in vantaggio il Tolentino. Bella la conclusione al volo di Lovotti sul cross di Mariani dalla fascia. Quindi c'è un lancio in avanti sulla destra che è dove è scattato il giocatore. Un pallone al centro. Attenzione al giocatore numero 10 Curzi. Poi il pallone che termina in rete. Pallone che termina in rete. E dovrebbe essere il nuovo entrato Russo, se non andiamo errati. Numero 20 ci è sembrato che è andato a mettere il pallone in rete. Il cross è lungo, salta il pallone, si alza il campanile, riesce in qualche maniera a allontanare la sfera il Tolentino, ma è sempre lì il Monturano in area di rigore. Cade a terra Mozzi e questa volta l'arbitro ci sembra proprio aver indicato il dischetto. Il fischio dell'arbitro e la rete, Monturano in vantaggio al 33° del secondo tempo. Russo sul calcio di rigore porta in vantaggio la formazione del Monturano qui allo stadio della Vittoria di Tolentino. Ciò lungo verso Lovotti. Un avversario da superare, poi effettua un passaggio profondo, pallone messo al centro, c'è il pareggio del Tolentino, l'assist al centro, ci è sembrato un addio che ha messo il pallone in rete al 41° minuto del secondo tempo. Naddeo ha pareggiato per il Tolentino 2-2, passaggio all'indietro. Ed ora arriva il fischio finale dell'arbitro Nicola Denti di Pesaro, dice che sancisce il 2-2 finale di questa gara di andata di Coppa Italia di Eccellenza Marche. Ripetiamo, 2-2 finale tra Tolentino e Monturano, e dallo stadio della Vittoria di Tolentino è tutto, buona serata. Mister Passarini, commentiamo questo 2-2, questa gara di Coppa Italia tra Tolentino e Monturano, un primo tempo che Tolentino ha avuto due o tre occasioni che poteva fare gol, è andata benino, e poi secondo tempo la partita si è arrivata con questi gol, vantaggio, poi il vantaggio del Monturano, infine il pareggio. Cosa diciamo di questa partita? Abbiamo fatto un buon primo tempo perché comunque giocavano tanti ragazzi e invece abbiamo giocato con personalità. Siamo andati vicino al vantaggio, però no, il secondo tempo abbiamo cominciato bene, sinceramente, i primi 10 minuti, quarto d'ora fino a 20 minuti, non so che minuto abbiamo fatto il gol, abbiamo premuto, li abbiamo messi lì, siamo andati in vantaggio meritatamente, direi. Poi abbiamo un attimo, ci siamo allungati sull'occasione del loro pareggio e abbiamo peccato un po' di, non lo so, dovevamo fare 10 metri avanti, invece abbiamo fatto 10 metri indietro. Ecco, lì abbiamo. Poi è un momento in cui la parata del nostro portiere, la respinta, gli altri fanno gol facile. Poi sì, la partita si è accesa un po', l'arbitro ha preso qualche decisione discutibile per entrambe le squadre, e si è un po' accesa, sì. Gli animi si sono un po' accesi. Un po' di nervosismo nel finale, ne ha fatto le spese qualche giocatore Lovotti con l'espulsione.
comunque un risultato che ci sarà la gara di ritorno per recuperarlo, per poter passare il turno. Sì, no, recuperarlo no, perché siamo in parità, dobbiamo andare a vincere là, come se dobbiamo rifare da capo. Però c'è stata anche una buona reazione quando siamo andati sotto. Non era facile, perché poi veniamo anche da non tanti risultati positivi. Invece i ragazzi hanno reagito bene e buon viatico per domenica prossima. Partita importante domenica. Sì, partita importante, difficilissima, ma come vediamo sono tutte difficili e tutte complicate. Bisognerà farsi trovare al meglio anche sotto l'aspetto fisico. Tolentino aspetta, il pubblico aspetta la prima vittoria in casa. Sì, e noi non vediamo l'ora di dedicare la vittoria ai ragazzi, perché comunque stanno sempre lì, anche in Coppa ci seguono, e per noi è un grosso motivo in più per portare la vittoria.